Buongiorno a tutti. Faccio qualche considerazione iniziale per aprire i lavori della Direzione Nazionale del Movimento Federalista Europeo. Il tema all'ordine del giorno è la risposta europea alla crisi della pandemia provocata dal coronavirus-19, dal Covid-19. Vorrei cercare un attimo di riflettere insieme su come possiamo rispondere a questa crisi che si sta producendo e che ha un triplo effetto. C'è la crisi legata all'emergenza sanitaria, c'è la crisi legata alla crisi della domanda sul piano economico, alla crisi dell'offerta sul piano economico, quindi una paralisi di tutto il sistema economico che sta producendo degli effetti pesantissimi sull'economia. È chiaro che potremmo reagire soltanto con una grandissima capacità di reazione, una spinta per una reale rinascita, ed è anche l'occasione per rilanciare il modello dell'economia verde che l'Europa stava mettendo in cantiere prima che arrivasse questa emergenza. È chiaro che la crisi stessa evidenzia ancora di più che serve una grande politica pubblica per riuscire a dare questa risposta, per essere efficaci. Questo vuol dire che serve un grande Stato che abbia una grande visione e che abbia la forza anche di coinvolgere i cittadini in un progetto comune. In questo senso, serve l'Europa federale. Noi siamo molto lontano da questo obiettivo e io vorrei richiamare l'attenzione su tre dei possibili, delle possibili, occasioni che ci permettono di capire quanto ancora siamo lontani da questo risultato. La prima, appunto, su cui vorrei attirare l'attenzione è quella della reazione iniziale. Questa struttura dell'Unione Europea in realtà non è organizzata, non vive in modo automatico, istituzionalizzato la solidarietà. Noi abbiamo visto che nel primo momento in cui sembrava che la crisi colpisse solo alcuni dei Paesi membri, c'è stata veramente una reazione un po' di chiusura da parte di tutti. Persino le istituzioni comunitarie, la Commissione europea, la stessa BCE inizialmente sono state addirittura prese da quest'inerzia dello status quo e ci hanno messo tempo a recuperare la loro funzione di istituzioni preposte all'interesse comune. Poi è stato fatto, ma questo non ci deve far dimenticare il punto strutturale, e cioè che non esiste una solidarietà automatica istituzionalizzata che caratterizza l'Unione europea. E questo è anche legato soprattutto al fatto che nella misura in cui non esistono strumenti comuni, in particolare non c'è un bilancio federale comune e quindi non c'è la possibilità di una risposta che sia autonoma rispetto a quella direttamente degli stati nazionali che devono trovare un accordo. Ecco, questa è una situazione molto diversa quindi da quella che caratterizza la vita delle comunità politiche statuali. All'interno dello Stato la solidarietà è fra cittadini, e le risorse del bilancio vengono direttamente dai cittadini, che siano persone fisiche o giuridiche. La redistribuzione è fra cittadini e il governo, le istituzioni comuni la organizzano in un modo automatico istituzionalizzato, perché rappresentano il punto di vista del bene comune e perché questo è il patto fondamentale all'interno dello Stato. Nell'Unione Europea, invece, se non ci fosse stata poi la diffusione della crisi a tutti gli Stati europei, quindi fossimo rimasti di fronte a una crisi asimmetrica, noi avremmo visto esplodere invece il contrasto tra gli interessi degli Stati. E questo purtroppo è un pericolo a cui non siamo ancora sfuggiti, perché in realtà se questa crisi parte simmetrica, avrà conseguenze sicuramente asimmetriche, perché gli Stati sono, diciamo, diversamente attrezzati per fronteggiare gli effetti di questa emergenza, di questa crisi. E questo farà sì che se non si va a sanare questo difetto strutturale dell'Unione Europea, noi ci ritroveremo di fronte di nuovo ai contrasti tra diverse esigenze e interessi nazionali.
Un altro punto su cui vorrei attirare l'attenzione, per far capire quanto siamo lontani, ancora dall'idea di una federazione europea, come questa Unione Europea ancora non riesca a realizzarla, è un altro punto che emerge chiaramente della crisi, dalla crisi. Noi ci rendiamo conto che questa crisi scuote davvero in profondità il rapporto fra i cittadini e le istituzioni statuali. Vediamo molto chiaramente come sfida la democrazia. Consegna tra l'altro degli strumenti di controllo e delle abitudini di controllo potentissimi nelle mani delle autorità. Questo è legato ovviamente alla gestione dell'emergenza, ma sappiamo, la storia degli stati ce lo insegna, come questi modi di lavorare delle autorità pubbliche tendano a perpetuarsi anche alla fine dell'emergenza, come si tende a rimandare a chiudere definitivamente la parentesi dell'emergenza. Questo vuol dire che un potere con maggiori strumenti di controllo nelle proprie mani rispetto ai cittadini necessita a maggior ragione di una vigilanza attentissima da parte di una cittadinanza che deve essere molto consapevole, molto responsabile, anche molto educata al valore della libertà, della democrazia, dei suoi meccanismi di autocontrollo. Non dimentichiamo che questa crisi tende anche a creare paura, tende a creare chiusura, va proprio nel senso contrario di una visione di un mondo solidale e globale. Quindi è un meccanismo che alimenta automaticamente quasi le forze liberali antidemocratiche e anche il sovranismo nazionale con questo. Se noi rispondiamo a questa spinta, come siamo oggi, quindi di fatto con la politica rinchiusa nel quadro nazionale, noi difficilmente riusciremo a vincere questa sfida per la sopravvivenza della democrazia e per il mantenimento delle nostre piene libertà. È chiaro che solo la Federazione Europea in realtà può opporsi a questa deriva e noi dobbiamo costruire oggi, in questa crisi, le basi per riuscire a mettere le prime fondamenta di questa federazione, perché altrimenti se usciremo dalla crisi senza aver fatto questo passaggio non avremo la forza di farlo. Quello che noi dobbiamo capire è che questa Unione Europea non ha gli anticorpi e non incarna né una visione positiva sufficientemente per i suoi cittadini, non ha la presenza rassicurante di cui i cittadini hanno bisogno. Questo non vuol dire che non abbia una sua forza, un suo fascino e una sua attrattiva. È molto forte, sono tutte molto forti in realtà, però lo sono per le persone che hanno la fortuna di poter fare esperienze che aprono la mente, esperienze transnazionali, riescono a cogliere, hanno una formazione, un'educazione che riesce a cogliere queste potenzialità. Sono le potenzialità federali dell'Unione Europea. Ma se non diventano atto, se non diventano la realtà, che a quel punto tutti possono vivere e condividere, tutti i cittadini, non solo i più fortunati. Ecco, se questa cosa non arriva a tutti, questa capacità di agire, di proteggere, di far sentire una presenza che dà un progetto, una visione e una rassicurazione a tutti i cittadini, l'Unione Europea non è in grado poi di resistere a queste spinte che sono appunto fortissime di ritorno in realtà a chiusura, nazionalismo e anche a progetti illiberali. Ecco, il problema è quindi che questa Unione non è ancora quella comunità politica in grado di creare quella cittadinanza consapevole, che permette di, rafforzare e rilanciare la democrazia e che a noi serve una federazione compiuta per riuscire a rilanciare in questo senso la nostra coesione democratica. Il terzo punto, su cui mi volevo soffermare è quello del fatto che noi comunque, non abbiamo superato la fragilità dell'Eurozona. Si tratta di una crisi simmetrica, l'abbiamo detto, ma si tratta anche di una crisi in cui alcuni paesi rischiano più di altri, quindi sul piano soprattutto degli effetti finanziari. E questo rende l'unione monetaria ancora fragile. Le quattro unioni che dovevano andare a completarla, quella bancaria, in parte
messa in cantiere, ma non ancora del tutto completata, e poi l'unione fiscale, l'unione economica, l'unione politica, sono tutti passaggi che ancora non sono stati fatti. E la crisi del 2008 ci insegna che se non si fanno le riforme federali, in particolare ce l'ha insegnato per completare l'unione monetaria, se non si fanno già durante la crisi e ci si limita solo a creare degli strumenti, diciamo, per rendere il quadro esistente più resistente, ma senza però aprire il cantiere delle vere riforme politico-istituzionali, finita la crisi, la spinta per le riforme viene a cadere e anzi il fatto di aver condiviso degli strumenti di solidarietà intergovernativi, quindi in cui c'è stata semplicemente questo appoggio reciproco fra stati che spinge a non vedere l'interesse comune una volta che si è superata la crisi, si è superato il pericolo, ma che fa risorgere gli egoismi o il rinfacciarsi i diversi ruoli che si sono avuti nella fase di emergenza. Ecco, le divisioni fra stati in realtà, se non vengono superate politicamente con un nuovo progetto durante la crisi, alla fine della crisi sono più profonde di prima. Ed è per questo che noi oggi dobbiamo pensare di fare un passaggio reale e irreversibile per fondare il potere politico federale europeo, già durante questa fase di emergenza che durerà almeno un paio d'anni, appena usciti da quella sanitaria, quella economica sarà molto più lunga ovviamente da gestire. Allora, le domande che ci dobbiamo porre sono quelle relative a quale sia il passaggio federale che dobbiamo fare, cos'è questo passaggio reale e irreversibile, come si può fare e qual è il nostro compito. Sono i tre interrogativi a cui io credo oggi la nostra direzione debba dare le risposte. La prima riguarda quindi qual è questo passaggio. Ecco, noi abbiamo identificato da tempo, il nostro stesso congresso nazionale si è incentrato molto su questo, ed eravamo nell'ottica ovviamente di un'apertura di un processo di riflessione sul futuro dell'Europa con l'avvio della conferenza sul futuro dell'Europa. Però anche in questa ottica noi abbiamo acceso i fari sul fatto che la competenza fondamentale che manca all'Unione Europea, quella che è la condizione sine qua non per creare davvero un governo europeo, è la competenza fiscale. Questo perché? Perché è l'unica che permette all'Unione Europea di emanciparsi dalla dipendenza dagli Stati, dipendenza che è innanzitutto sulle risorse, ma che poi diventa a questo punto anche ovviamente politica. Solo se è in grado di procurarsi autonomamente le risorse di cui ha bisogno per mettere in campo le politiche europee che spettano a livello europeo, solo se lo può fare avendo l'autonomia nelle risorse, nel recuperarle e nello spenderle. Solo questa è la base proprio materiale per poter dar vita ad un vero governo europeo di natura federale. Nella creazione, sempre la storia ce lo insegna, la competenza fiscale è sempre stato uno dei passaggi, se non il passaggio cruciale della statualità. E non è un caso che sia paragonato in giurisprudenza alla competence competence, cioè quella competenza che permette di assumere via via concretamente le altre competenze. Ecco, oggi, se gli Stati membri mantengono il monopolio del potere con la centralità della funzione del Consiglio europeo, lo possono fare proprio perché questo loro potere è il riflesso del fatto che detengono il monopolio delle risorse e del potere e di conseguenza del potere politico. Questo per noi è un punto cruciale perché è un punto su cui c'è molta confusione nel dibattito corrente. Capire che cosa è la vera origine dell'impasse dell'Unione Europea oggi e non semplicemente un sintomo, perché questo ci permette di identificare che cosa dobbiamo cambiare perché la situazione non si ripresenti. Il potere di veto, che viene spesso invocato come la causa della paralisi dell'Unione Europea, in realtà funziona anche quando i trattati non lo contemplano. Questo perché non è la causa del problema, ma è il sintomo del fatto che solo gli stati detengono il potere politico
e che l'Unione Europea non ha un potere in grado di domare, chiamiamola così, o di fare a meno del potere degli Stati. Per questo bisogna dare innanzitutto all'Unione Europea la possibilità di sviluppare il proprio potere politico e il potere di autodeterminarsi, di imporsi e di, a questo punto, autocrearsi, autocostruirsi le condizioni per governare. Solo così si rende reale la fine della dittatura del veto. E guardate che nessun altro passaggio di competenze, se non è accompagnato da questa competenza fiscale, sposta davvero l'asse del potere politico dagli Stati all'Europa. Quindi il passaggio della competenza fiscale, che poi è il senso anche del documento che noi proponiamo e su cui chiediamo alla direzione di riflettere e di valutare se può essere la base per le nostre proposte politiche. Quindi questo passaggio è richiesto innanzitutto per ragioni politiche e senza questa possibilità di reperire risorse nuove in modo autonomo, cioè senza permettere un'imposizione diretta sui cittadini o sulle attività economiche da parte dell'Unione Europea, è impossibile pensare davvero di avere le risorse e gli strumenti per reggere la sfida del piano di rinascita. E poi si incrocia con il Green Deal, si incrocia con un'ambiziosa agenda strategica. Questo non si riesce a fare né economicamente né politicamente. Economicamente perché non saranno mai sufficienti le risorse che si possono condividere a partire soltanto dai bilanci nazionali, quindi senza creare un nuovo, nuovi strumenti di risorse europee autonome, indipendenti quindi da quelle che solo gli stati nazionali sono in grado di reperire, e politicamente per le ragioni che dicevamo. Ecco, come si può fare e qual è il nostro ruolo? Sono due domande che metto assieme, perché io credo che il nostro ruolo sia quello proprio di mettere questo punto nel dibattito, che al momento è estremamente confuso, come vi dicevo. È la crisi che crea le condizioni per poter fare, per poter immettere questo nuovo elemento e anche questa proposta nel dibattito, anche se al momento nessuno lo sta vedendo. C'è un grande fermento, oggi è un grande dibattito intorno alle misure immediate che devono essere prese. Noi stiamo vedendo appunto le difficoltà nei negoziati fra i governi. Questo è un negoziato importantissimo. È importantissimo che si trovino delle risposte forti per quanto possano essere concesse dagli attuali strumenti, che siano soluzioni che avvicinano i paesi, non che li allontanano. Noi siamo i primi a sostenere che l'Unione Europea si gioca proprio la propria credibilità e la propria stessa sopravvivenza, dando il segnale di saper rispondere in modo forte subito alle emergenze e unitario. Noi siamo quindi dei sostenitori e dei fautori di molte delle proposte che sono messe in questo momento in campo per raccogliere risorse. Luca Leonello ha preparato una nota che si trova poi disponibile fra i nostri documenti, che chiarisce molto bene i termini delle differenze tra le proposte in campo e anche diciamo il limite che tutte hanno muovendosi all'interno dei trattati esistenti. Io vorrei ricordare tra le più importanti fra queste misure sicuramente quella sulla riassicurazione per gli schemi nazionali per la disoccupazione. È un vecchio cavallo di battaglia anche del governo italiano, del ministro Padoan. Ora non so con quali prerogative, technicalities sia stata ripresa, però rimane sicuramente una proposta che dà il senso di una solidarietà e anche delle prime forme di Stato sociale a livello europeo, che sono importantissimi per i cittadini. Noi però abbiamo un compito diverso, al di là dell'accogliere con favore le proposte, certe proposte e di vederne l'importanza. Ma no, questo è un compito che tutta la politica normale sta portando avanti in modo anche giustamente molto appassionato e in modo molto coinvolto.
nostro compito, come sempre, come ci ha insegnato anche tutta la tradizione del movimento, è sottolineare, che questa battaglia è importantissima, ma non basta. L'Europa ha bisogno di più, oltre queste prime risposte immediate, e soprattutto ha bisogno di non credere che queste risposte immediate siano sufficienti, come risposta strutturale. Per questo noi crediamo che il fronte dei paesi che si battono effettivamente per un'Unione Europea diversa, perché capiscono anche nella loro battaglia che serve un diverso approccio politico dell'Unione Europea in questo nuovo quadro. E che quindi uniscono nelle loro proposte, nel loro tentativo di promuovere strumenti comuni oggi anche un'idea di un rilancio europeo. Però questo rilancio loro devono, questi stati devono riuscire a portarlo sul terreno proprio del progetto federale. E questa è una cosa che ancora manca. Per cui noi, il nostro compito è quello di dirlo ai governi, di dirlo al Parlamento europeo, perché è il Parlamento europeo che dovrebbe farsi promotore di una proposta di revisione minima dei trattati per creare appunto questa competenza fiscale a livello dell'Unione europea. È una competenza che darebbe al Parlamento europeo il potere, quindi al legislativo, il potere di imposizione fiscale. E permetterebbe alla Commissione quindi di confrontarsi con le istituzioni europee per decidere insieme quali risorse reperire, quali obiettivi politici andare a finanziare con queste nuove risorse e quindi come spenderle, come agire. È una proposta che noi riteniamo debba riuscire ad entrare immediatamente nel dibattito, anche perché questo rende molto più forti i negoziati sul quadro finanziario pluriennale che devono essere riaperti. Anche qui la discussione in corso, quella tra l'1,3%, forse qualcosa di più, per riuscire a far risalire, ma stiamo parlando di cifre piccole, stiamo parlando di cifre ancora insufficienti e soprattutto stiamo parlando di un sistema in cui ancora l'accordo deve essere trovato come un compromesso fra 27 stati che devono poi votare all'unanimità. Per questo, in realtà, se questo negoziato così legato alla contrapposizione fra interessi nazionali fosse invece accompagnato invece da una proposta e da un progetto per andare, diciamo, questo è l'ultimo quadro finanziario pluriennale che discutiamo con queste condizioni. Poi una parte di questo bilancio non sarà più oggetto dei nostri negoziati e dei nostri accordi, ma sarà il frutto invece di una capacità fiscale dell'Unione Europea di natura federale per riuscire a reperire autonomamente rispetto ai nostri bilanci nazionali, le sue risorse o rispetto a quelli che sono i nostri interventi diretti come stati. Ecco. Noi come federalisti abbiamo una responsabilità precisa in questo senso e per noi è anche un po' un momento di verità. È un momento drammatico per l'Europa, un momento in cui serve una grande capacità di gettare lo sguardo oltre la contingenza e noi siamo nella posizione, se volete, privilegiata rispetto alle altre forze politiche per poterlo fare e quindi abbiamo anche la responsabilità di doverlo fare. Abbiamo la responsabilità di dire di dire la cosa giusta e di cercare di metterla in campo. Certo, siamo i primi in questo momento a vedere questo punto come cruciale, anche se la logica ci aiuta, anche se molte in realtà esponenti politici ammettono che questo è un punto cruciale, anche se fa paura dover aprire questo dibattito così innovativo e quindi rimane attestata su soluzioni di più breve periodo, di più corto respiro proprio per la difficoltà. Eppure noi dobbiamo invece insistere e avere la forza, sapendo che i fatti sono dalla nostra parte e che in questo senso quindi noi dobbiamo essere un po' la miccia, anzi, noi siamo la scintilla che si deve avvicinare alla miccia e che dobbiamo controllare che questa posizione possa essere capita e possa essere fatta propria, in particolare da chi all'interno del Parlamento europeo
ha una forte e reale volontà di battersi per un'Europa politica, per un'unione politica, e solo con questo passaggio può davvero contribuire a questa battaglia. Noi dobbiamo un attimo, come dire, come movimento, ragionare al nostro interno e vedere se abbiamo la forza di tenere sul campo, cercando alleati, convincendo gli alleati, cercando nella forza federalista, nelle forze politiche pro-europee, all'interno dei governi, se c'è questa capacità di recepire questa proposta, di vederne effettivamente l'importanza e quindi di poi di portare a livello di chi può immettere nel cambiamento politico questa proposta, con una proposta di revisione dei trattati, ma soprattutto con una nuova, con un nuovo progetto e con un nuovo approccio al confronto sulle questioni europee. Questo è davvero il tempo perché l'Europa, se deve diventare una comunità di destino, faccia quel salto federale senza il quale purtroppo il nazionalismo non può dirsi sconfitto e tende continuamente in realtà ad approfittare dei momenti di crisi e di debolezza per spazzare via il progetto federale, il progetto di un'Europa unita e solidale e anche con esso il progetto della democrazia e i valori della libertà e della giustizia a cui tutti noi teniamo. Grazie a tutti.